e partecipiamo al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. E niente, appunto, con il forum siamo presenti qui all'appuntamento di Firenze 10 più 10, intanto per partecipare all'assemblea del Movimento Europeo, che è appunto in questo momento in svolgimento, e per cercare di capire insieme quali possono essere le strategie comuni di attivazione a livello continentale sul tema specifico dell'acqua, della difesa dell'acqua come diritto umano, come accessibilità, ma anche come difesa del bene stesso, e parallelamente capire quali sono i nessi e le convergenze con le altre battaglie che difendono i beni comuni in Italia e in Europa. Quindi trovare sia i contenuti appunto, di convergenza, così li abbiamo definiti, e provare insieme a non solo appunto, confrontarci e capire i contenuti, ma anche capire quali possono essere i prossimi appuntamenti proprio di difesa dei beni comuni. Una delle proposte che stiamo ragionando è quella di indire una giornata internazionale di mobilitazione a difesa dei beni comuni, dove tutte le realtà che si battono appunto per la difesa dell'acqua, contro le speculazioni sui rifiuti, la devastazione del territorio, la difesa dei saperi come elementi di condivisione della conoscenza, possano insieme trovare al loro modo come declinarli nei loro territori, nei loro spazi, nei loro terreni di intervento. Questo perché chiaramente ci sono battaglie singole che sono importanti, ci sono tematiche che chiaramente come l'acqua hanno un'importanza, se vogliamo anche paradigmatica, cioè di simbologia per tutti quanti. Ma i nessi che sono quelli di costruire delle mobilitazioni contro la privatizzazione, contro la speculazione, contro la ricetta dei grandi poteri finanziari e del grande capitale che stanno imponendo in questo periodo di crisi, questi nessi sono fondamentali per appunto, la difesa dei beni comuni, ma per tracciare un'alternativa per il nostro futuro. Acqua come diritto umano o come merce privata o pubblica? Quindi dicevamo comunque l'acqua sicuramente come diritto umano e non come merce. Diritto umano perché è chiaramente un bene comune a tutta l'umanità, ma di più di questo non è solamente un bene che serve all'uomo, ma serve alla natura, e questa è una chiave di lettura. Ma sull'acqua chiaramente si gioca anche quella che è la risposta alla crisi, la risposta dell'austerità sull'acqua e sui beni comuni, cioè di quella valorizzazione che viene fatto su beni che in realtà appartengono a tutti e che non possono avere proprietari. E questo chiaramente per noi è importante come lettura perché è già una risposta alla crisi e a quello e al sistema che l'ha generata.